sento a caso. Allegria! Wow, la burrata in Giappone, questa è la prima volta che mangio la burrata in Giappone, credo, presumo. Buona festa della Repubblica! Sono fresca e ricca. Ma guarda, guarda che faccia. Fresca. Vabbè, ah, infatti la luce divina va bene. Esatto, quello. Bene. Rullo di tambure. Vabbè, aspettiamo che finisca il rullo di tambure. Come ti sta l'ambasciata italiana? Come sta? No, l'ambasciata italiana in Giappone. Bello qua. Guarda qua, mi sta guardando negli occhi, guarda che poi diventi di pietra. Ti vedo molto felice. Buongiorno. Di essere qui. Vediamo chi l'ha visto. Io sono felice inside perché... Guardate il look della nostra Stefania. Dalle pancake ai giardini in stile Edo. E poi con una new entry. Sara. La trovate Sara-chan. Con due C. E vabbè, siamo all'ambasciata a fare cosa? Mangiare. C'è anche la burrata tra le altre cose. Quello è il mio espresso che non sono riuscito a finire. Come sapete Stefania è dal sud, infatti viene da Torino. Eh sì. Bene, non si può mangiare perché ovviamente... Potevano scriverlo. Siccome non si può mangiare, abbiamo deciso di andare a fare le invasioni sebarbariche dell'ambasciata italiana con Stefania e compagni. Che bello, guardate, per questo 2 giugno è una tradizione ormai che si va in ambasciata a festeggiare qui. La prima volta che vengo in 10 anni, ma comunque oggi non c'ho molta energia di fare un video, quindi sarà un po' un video così. Ma sì che si può. Lo fanno loro, in caso cazziano loro, e poi noi possiamo andare. Cos'è la cosa più bella del Giappone, a parte l'ambasciata italiana? La cosa più bella del Giappone? Il giardino che ho comprato. Questo sì, questa è casa mia, ecco, sì, sì, qua. Esatto. Adesso vediamo il ragno gigante a casa di Rodolfo. Guarda, aspetta, dov'è? Ah, guarda che roba, guardalo. Guarda che è gigante, No, no, ma è bellissimo, merita, merita. Ma quant'è grande, scusa? Un po' più della mia mano. Ma com'è possibile? Ma, scusa... In casa, in campagna. È il tuo tipo animale o no? No, o è entrato in casa tua? Vedete, in Giappone esistono dei ragni così. Ma veramente? Sì, sì. Ma che paura. Ma cos'è? Se io incontrassi mai un affare... Ma scusa, ma l'hai schiacciato? Sì, l'ho schiacciato. Pensa che ci stava per mettere la mano sopra. Ci stava per mettere... Cioè l'hai schiacciato e poi cosa è uscito l'universo? Sto girando l'angolo. Ho detto, Dio, meno male che ci sono le luci, si dormono. Mi sono fermato. Ma hai raggiunto la casa dopo? Ma che? Dopodiché gli ho tirato un pezzo di plastica addosso e è scoppiato. Ma che bella cosa. Oh no. Saliamo su questo ponte dell'ambasciata. Tre italiani su un ponte giapponese. Io vorrei andare anche di su. Ah sì? Sì. Io. Cos'è che odi? Cosa odi? Gokiburi? 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 Gokiburi taiso. Vabbè, a voi piacciono i gokiburi? Gokiburi? Gokiburi, gokiburi ta iso. Oh. Scrivetecelo nei commenti. A me non piace. Comunque avete visto su YouTube che c'era quella... C'è una bambina che praticamente colleziona. Colleziona gokiburi? Gokiburi, gokiburi, gokiburi ta iso. E c'ho la casa piena? Sì. Per versioni strane. Triton no jutsu, stato! Ecco, qui è una statua. Sapete come si dicono queste in giapponese? Questo? Sì. Non lo so, tera, qualcosa. Toro, toro. Che però si pronuncia un po' diverso da tonno. Secondo me stanno sacrificando una vergine lì, quindi non ci avviciniamo. Ma non dovrebbe arrivare Yuriko a breve? Yuriko è già arrivata. Yuriko doveva essere qua alle 4:20. Yuriko e Seba sono bravissimi, si sbattono lavoro dalla mattina alla sera. Yuriko e Seba sono bravissimi, poi ti do 5 euro. Allora. Solo? Okay. 5 milioni di euro. No, figurati. Meno 1000 punti sulla cittadinanza italiana. Vabbè, me l'hanno già tolto. Ma chi la riconosceva dalla prima nota? Non è mica Sarabanda. Vabbè, voi riconoscereste l'inno di Mamela alla prima nota? Sì!
Adesso sì, ma il primo proprio prima no, io non l'avevo capito. Però sa cantare quello cinese. Cilai, che è molto simile. Allora, via la cittadinanza italiana, dentro quella cinese. Yuppi, ni hao. Che emozioni provi? Mi sento a casa. Sì? Un pezzo d'Italia a Tokyo. Un pezzo d'Italia a Tokyo, l'ambasciata. Esatto, mancava questa allegria, questa frizzantezza italiana. Beh, frizzantezza. Allora, questo è l'inno giapponese, che è molto rilassante. Si nota la differenza, secondo voi? L'inno giapponese, e per l'occasione... aspettando che sia maggiore. Finalmente stiamo per mangiare! Yuriko, è arrivata anche Yuriko dopo 3 ore, che è felicissima di essere in ambasciata. Altro da dire? Buona festa della Repubblica! Buona festa della Repubblica anche a voi! Grandi festeggiamenti! Qua la burrata in Giappone, questa è la prima volta che mangio la burrata in Giappone, credo, presumo. Cos'è quella cosa? Non lo so. Me ne metti uno? Grazie, voglio assaggiare anche questo. Non so che cos'è, ma assaggiamo. È frittata? Sai che cos'è questa cosa verde? Io stavo per dire, ma che strano questo warabi mochi. E invece è frittata. Sei stato troppo tempo in Giappone. Vabbè, usciamo? Non ci si può sedere? Guardate che meraviglia però. Comunque ragazzi, vedetevi questo video un po' come un videogioco in prima persona. Sto camminando e vabbè. Ho visto un po' come si festeggia la festa del 2 giugno in Italia. So che è una ricorrenza in cui tanti italiani vanno. Io devo dire che conosco pochi italiani in Giappone, quindi sinceramente non conoscevo. Devo dire, è stato abbastanza interessante e così. Però la mia testa è un po' altrove in questi giorni, perché diciamo che sono un po' indeciso su due cose. C'ho due opzioni nella mia vita, forse tre, che ho davanti e non so assolutamente cosa scegliere. Quindi sento un attimino così, perché vabbè, sapete che io comunque di lavoro compongo canzoni, no? Quindi non ho bisogno di rimanere in un posto fisso. In questo periodo si è presentata una nuova agenzia giapponese che mi ha offerto un sacco di nuovi lavori e un sacco di programmi che hanno in mente di fare con me, un sacco di cose interessanti, devo dire, che però mi terrebbero in Giappone praticamente tutto l'anno, perché comunque sarebbe una schedule molto più impegnativa rispetto a quella in cui sono abituato. Veramente un sacco di progetti interessanti, per carità, quello sì, però boh, non so se me la sento. Invece l'alternativa numero 2 sarebbe quella di andare in Thailandia per 4 mesi. Quindi non lo so, boh, diciamo che deciderò in queste 2 settimane. Se avete dei suggerimenti anche voi, ditemelo. E in ogni caso, buona festa del 2 giugno a tutti. E te pareva come finire questa serata all'ambasciata con un cibo cinese? Che è la cittadinanza italiana dentro quella cinese. Yuppie, ni hao. Buon appetito, bye bye.